È ricoverato in coma, in prognosi riservata all'ospedale Regina Margherita, il bambino tedesco di 5 anni investito ieri pomeriggio in un camping a fondo Toce da un camper. La dinamica dell'incidente al vaglio della polizia stradale di Verbania è intervenuta sul posto. Secondo le prime informazioni, il piccolo era in bicicletta. Il camper, condotto da un uomo svizzero, classe 1952, stava facendo manovra per entrare nella piazzola di sosta quando ha schiacciato con la ruota posteriore il bambino. Una delle ipotesi che stanno considerando gli agenti del commissario capo Marco Bragazzi è che il piccolo fosse caduto dalla bici e che il conducente non lo abbia visto. Vista la gravità delle condizioni del bambino, è intervenuta sul posto l'elicottero del 118 da Borgo Sesia che lo ha trasportato al Regina Margherita di Torino. I medici si sono riservati la prognosi.